Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è anche il primo del 2015. Come avrete già capito dal titolo, oggi inizierò una nuova rubrica sperando di essere sempre molto attenta e presente con questo progetto, come in ogni cosa che faccio, insomma. Volevo iniziare questa nuova rubrica Vita da Universitari. Volevo parlarvi delle varie vicissitudini che accompagnano ogni giorno noi studenti universitari. Premessa, con questo video e con i prossimi video non intendo assolutamente cambiare le vostre opinioni sull'università, se sia bello oppure no. È un mondo completamente diverso rispetto al liceo, comunque alle superiori in generale, perciò se non lo vivete non potete saperlo. Certo è che se non vi piace studiare, non è che andate in università, cioè quello sarebbe proprio fare harakiri, no. Se non è il vostro obiettivo, quello di continuare a studiare o comunque di andare all'università, non fatelo, no. Però comunque il mio video non è per distogliere l'attenzione o comunque dare retta via alle brave persone che vogliono continuare a studiare e andare all'università. Io vado perché mi piace comunque andare a scuola e studiare, eccetera, però non voglio distogliervi dalla retta via. Sia ben chiaro, se volete andare, andate. Premessa finita. Che bello l'università! Nuovi ambienti, nuove amicizie, nuove persone, nuove compagnie, nuove materie, i mezzi da prendere, il bus, il tram, la metro, il treno. Magari voi non l'avete preso e iniziate con l'università proprio a prendere i mezzi, cioè fantastico, una cosa incredibile, o magari la possibilità di utilizzare la vostra bella macchinina e andare in università in macchina, cioè fa figo, insomma, fa davvero figo. Poi, ovviamente, materie nuove, lezioni e orari, fantastico. Ah, le lezioni e gli orari. Sono lo sclero più totale! Ah! Lasciate che vi mostri una semplice giornata universitaria, quella proprio più semplice, banale, poco confusionaria, insomma. Sono stanca. Bueno, bueno. Claro. Per oggi, ragazzi, abbiamo finito qua. Perché è già tardi, devo andare a una lezione importante. Mi dispiace, sì, lo so, avevamo detto 3 ore, ma in realtà sono solamente appena 1:30. Però mi spiace, ragazzi, una riunione, devo assolutamente andare, non posso perdermela. Quindi, beh, ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti, arrivederci. Mi stai prendendo per il culo? Io sono venuta qui solo per farmi un'ora di spagnolo, male tra l'altro! Eh no, mia cara, adesso tu stai qui e finisci questa cazzo di lezione! Ecco, sì. Più o meno questo è quello che succede all'università. Esatto. Oh.
un altro caso, potrebbe succedere benissimo di avere lezione alle 9 del mattino per 2 o 3 ore, se tutto va bene, ovviamente. Poi avere una pausa infinita di 6 ore, perché non ci sono altre lezioni. E infine l'ultima materia, magari di lingua, di 1 ora, alle 6 di sera, tornare a casa finalmente alle 9, stanchi morti e con lo stomaco che fra un po' prende vita, talmente siete affamati. Altro caso molto tranquillo e calmo, ovviamente. Concludo qui la prima puntata di Vita da Universitari e ricordo che se siete fortunati, per voi non sarà fatto così. No. Comunque, noi ci salutiamo, ci rivediamo al prossimo video sperando che sia il più presto possibile. Sì, perché è passato più di un mese dall'ultimo video che ho fatto. Va bene? Ok? Continua così, Natsumi. Brava. Bene, noi ci rivediamo al prossimo video e ciao!